investire sul mercato statunitense, questo lo scopo dell'incontro al quale hanno partecipato in Camera di Commercio a Fermo alcuni buyers, alcuni compratori provenienti dalla California. Un'opportunità per le imprese locali per farsi conoscere, ma anche per poter investire in un mercato che offre numerose opportunità. L'americano si sta sempre più affinando nei gusti, soprattutto sulle due coste, e ricerca. Marco Cavalieri, consigliere di Confagricoltura, allora un momento di confronto ma anche per dare l'opportunità a molte aziende del territorio di investire in quello che è il mercato degli Stati Uniti, nello special modo della California. Sì, perché molto spesso noi abbiamo prodotti di eccellenza, di grande qualità, ma il gap che abbiamo, la fatica che facciamo è quella appunto di farci conoscere, perché non conosciamo un determinato tipo di mercato, non conosciamo la mentalità dei consumatori. Per cui ecco, secondo me questi sono momenti molto importanti di confronto in cui io spero e sono sicuro possano nascere poi dei progetti che partano dall'Italia, che possono essere seguiti in California e che possano dare respiro a tante aziende. Del resto, in un momento di crisi che noi sappiamo essere l'attuale, eccetera, dei buyers o degli importatori che sono interessati al nostro territorio, secondo me è un fatto molto importante. Beh, sicuramente l'educazione è un momento importantissimo, perché è importante che l'azienda capisca come si pone il mercato statunitense a riguardo di specifici prodotti. Quello che stiamo cercando di fare è di muoverci in modo integrato, portando buyer qui sul territorio, facendogli conoscere le vostre eccellenze e cercando anche di presentarle come un sistema. È importantissimo il supporto che viene dato all'importatore e al distributore, cioè una volta che c'è una partecipazione a una fiera oppure un contatto diretto come stiamo facendo qui con importatori e distributori, bisogna poi offrire anche un'azione di supporto a questi sul territorio con presentazioni, con informazioni. È importante quanto il prodotto che viene presentato negli Stati Uniti. Certamente, il mercato americano, in particolare quello californiano, è un mercato che ha un grandissimo potenziale, stiamo crescendo con i prodotti italiani, non significa che sia un mercato in discesa, non significa che sia un'attività che si può impostare dalla mattina alla sera, però se ci si arriva preparati si possono ottenere dei risultati validi. Intanto è stata una bella occasione per conoscere quali sono le regole che con cui dobbiamo fare i conti per affrontare determinati mercati. Poi abbiamo degli imprenditori naturalmente che già sono presenti, ma la cosa più importante è che abbiamo portato qui 5 operatori della California che sono tra quelli più importanti in America, che fanno numeri grandissimi, e questo ci dà comunque l'ennesima indicazione che c'è bisogno di fare rete, di mettersi insieme le piccole aziende se vogliono veramente affrontare il mercato internazionale. È tempo che si mettano insieme e che cercano di mettere a fattor comune i propri prodotti, le proprie esperienze e affrontare questi mercati.